Ok, in questo secondo video su OpenCV in Python aggiungiamo qualche informazione un pochino più pratica e facciamo una sessione di live coding, diciamo così, di un sottoinsieme di tre programmi d'esempio che vi metterò immediatamente a disposizione anche sul portale della didattica. Partiamo con qualche operazione pratica. Come possiamo usare OpenCV? L'abbiamo già detto precedentemente, fossimo alla BINF sarebbe già tutto installato sotto Windows con Python 3 e OpenCV 4 e utilizziamo come ambiente di sviluppo, io vi mostrerò anche come ambiente di sviluppo PyCharm, che è un prodotto, un IDE commerciale, in realtà commerciale nel senso che è sviluppato dalla JetBrains, che è un'azienda, la versione community di questo ambiente di sviluppo. Di PyCharm è una versione invece gratuita e open source, sempre sviluppata da JetBrains, su cui poi costruisce il suo ambiente di sviluppo PyCharm Professional, che ha in più rispetto alla versione community qualche funzionalità aggiuntiva relativa al mondo web, relativa anche al mondo scientific Python, ma per i nostri scopi questo è più che sufficiente. A casa, che è l'ambiente in cui vi trovate ora, vi raccomandiamo di installare PyCharm, versione community almeno, se non l'avete già installato, Python 3.7 è l'ultima versione stabile di OpenCV, che è sempre la 4.2. Ovviamente, se non voleste usare PyCharm, ma preferireste usare altri ambienti di sviluppo, Visual Studio Code o quant'altro, sentitevi liberi ovviamente di utilizzarli. Io negli esempi e nei video, nel video successivamente, negli esempi che vi mostrerò, utilizzerò PyCharm. Cosa succede se avete dei problemi durante le parti di OpenCV, che appunto inizieranno con questo laboratorio e proseguiranno con i prossimi? Se i problemi sono piccoli, tipo quello mostrato in questa slide, sto usando CVT Color in modalità realtà giusta, mi dà questo errore, puoi aiutarmi? E allora probabilmente via mail facciamo prima e funziona senza problemi. Per problemi normali, tipo ho seguito la guida per installare OpenCV, ma ho un errore dopo lo step 3, o pip non installa, o matplotlib non plotta, cose così. Possiamo incontrarci mercoledì per risolvere il problema? Sì, ovviamente venite alle office hour, quelle virtuali, quella di consulenza, che è appunto mercoledì dalle 10 alle 11. Io mercoledì dalle 10 alle 11, tutti i mercoledì, vacanze escluse, ma per ora non dovrebbero esserci vacanze di mercoledì. Sarò collegato su Zoom all'indirizzo che vi ha già condiviso ed è presente sul portale della didattica, tutti i mercoledì dalle 10 alle 11. Se non c'è nessuno, starò collegato e continuerò a farmi, come dire, gli affari miei. Se c'è qualcuno che in un momento qualunque, tra le 10 e le 11, appare con una domanda, un dubbio, una curiosità, io sarò ovviamente ben lieto di rispondere. Ovviamente non è necessario per questa consulenza di persona, di questa consulenza online, mandare una mail, perché io sarò, ripeto, connesso tutti i mercoledì mattina tra le 10 e le 11. Se ci fossero problemi più gravi, più urgenti, tipo non so cosa sia main, non so cosa sia print, no? Questo livello di problematicità più grande, forse conviene, se poi pensiamo di schedulare con chi eventualmente ha questi tipi di problemi, una lezione online extra, facoltativa, ma su richiesta, per affrontare qualcosa di più, gli argomenti un po' più di base. Per favore, non mandate una mail di questo tipo. Questa è una mail che uno studente anni e anni fa, quando usavamo la versione in Java di OpenCV e che quindi richiedeva di compilare OpenCV su tutti i computer se volevate utilizzarlo, mi ha mandato. Ovviamente questo è solo un pezzo. Questa è la parte di compilazione di OpenCV tra lo 0 e il 9% e lui aveva un errore tipo intorno al 90%. Cento, e quindi c'era questa lunga mail che mi diceva: oh, ho un problema, non capisco perché non si installa, e poi mi ha incollato tutto l'output del terminale fino al 90% d'errore. Quindi capite che è bella lunga, qua si vede solo fino al 9%.
Quindi una mail così, per favore, no. Se avete un problema di questo tipo, in cui l'output di un qualcosa è molto lungo e molto complesso, torniamo al punto precedente, orario di consulenza. Online, mercoledì 10-11, su Zoom. Il link è sul portale. Alcune risorse utili, il wiki di OpenCV l'abbiamo già, era già linkato dalla pagina, dall'home page di opencv.org, la documentazione, docs.opencv.org/420, e comunque i link utili sono comunque citati in ogni esercitazione di laboratorio. C'è anche un forum su cui potete scrivere o leggere domande di OpenCV, quindi non relative al corso, e ci sono anche appunto i tutorial che vi ho già mostrato sul sito di OpenCV. Se volete un puntatore sul package OpenCV Python da installare, questo è il suo sito ufficiale, e questi altri due sono siti utili, che principalmente su OpenCV 3, mentre noi useremo OpenCV 4, ma non ci sono grosse differenze. Possono essere utili per approfondimenti o per andare avanti su alcuni argomenti nella vostra, diciamo, vita oltre l'università. Un libro utile e ben scritto, purtroppo è sulla versione C++, purtroppo per noi, ecco, è sulla versione C++ di OpenCV, è questo, Learning OpenCV 3, non cambia tanto per la versione 4, come vi dicevo, è Computer Vision C++ with the OpenCV Library. È del 2016, quindi relativamente recente, è ben fatto e spiega anche i concetti, oltre a mostrare come funzionano le cose, come fare le cose in OpenCV, spiega appunto come funzionano le cose e perché funzionano in quel modo, in generale nell'image processing e nella computer vision. Quindi è tipicamente un libro fatto bene. Purtroppo è sulla versione C++. Non è ovviamente obbligatorio né richiesto per questo corso. Ma come riferimento, se qualcuno di voi volesse saperlo, questo è un buon libro. Altri libri sono linkati sul sito di OpenCV. E poi, va bene, in questa slide trovate ancora un po' di reference, di tutorial su NumPy, su Matplotlib, ma andiamo a quella che abbiamo chiamato Demo Hour. Quindi proviamo a fare in OpenCV e Python tre esercizi. Adesso vediamo in base al tempo. Di questo video io vorrei tenerlo intorno a un'oretta, non di più, perché quello precedente era già di un'ora e un quarto, quindi cercherei di stare un pochino sotto l'ora. Vediamo se fare questi tre esercizi da zero, oppure se magari l'ultimo o il penultimo è mostrarlo già fatto e commentarlo. In ogni caso, questi tre esercizi, questo qui, interfaccia grafica, no grazie. OpenCV incontro Matplotlib 1 e 2 sono gli unici esercizi che facciamo adesso e vi caricherò sul portale della didattica sotto il materiale slide OpenCV. C'è una cartella che si chiama Companion Code o una cosa del genere. Lì dentro ci sono già due file Python della parte iniziale di Basic Python e aggiungerò questi. Allora, partiamo col primo. Ecco qua, scrivere un semplice programma OpenCV per creare e stampare a schermo una matrice identità 3x3, poi vogliamo leggere un'immagine dal disco, convertire l'immagine, un'immagine a colori da disco, convertire l'immagine in scala di grigi, salvare l'immagine di nuovo su disco in un nuovo file. Allora, per farlo apriamo PyCharm. Allora, quando aprite PyCharm la prima volta, vi compare una finestra di questo tipo, potete fare crea nuovo progetto. A noi va benissimo, io vedo molte cose perché questa è la versione professional, nella versione community dovreste vederne un po' meno. Pure Python è quella, è comunque la voce che compare anche nella versione community ed è la voce da selezionare. Vi chiede una posizione su disco, io la metto sul desktop, ho già creato una cartella OpenCV che è vuota, ha solo un'immagine del poli, del raddoppio in corso Castelfidardo, e basta, non ha nient'altro. Quindi lo creo lì. E attenzione, aprite questo Project Interpreter e configuratelo come preferite. Allora, lui di default utilizza, genera un virtual environment.
Un virtual environment è una modalità di programmazione in Python molto molto comune. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui all'interno della cartella del vostro progetto, in questo caso OpenCV, creerà un'altra cartella che si chiama per esempio BEMV, tipicamente BEMV, in cui ci sarà una copia della vostra installazione di Python sul vostro computer, ma dedicata a quella cartella. Quindi nel vostro progetto che noi abbiamo chiamato adesso OpenCV, se andiamo per la strada del virtual environment, troveremo Python e pip e basta. Quindi lui crea una versione, un ambiente in cui far girare il nostro progetto virtuale in un certo senso, nel senso che non è quella a disposizione nel sistema operativo, ma è una versione che deriva da quella, in cui non ci sono, per esempio, tutte le librerie messe a disposizione del sistema operativo. Quindi, sempre per fare un esempio, io sul mio computer ho installato, oltre a Python e pip, ho installato OpenCV, ovviamente, c'è installato Matplotlib, c'è installato NumPy, c'è installato Flask, che non c'entra niente con questo corso, ma è un altro pacchetto Python installato. Ci sono una serie di pacchetti. Se noi andiamo per la strada Virtual Environment, in questa cartella lui crea una bolla, diciamo, in cui è presente Python e pip e nessun'altra delle librerie che ho installato nel computer. Questo, se uno sviluppa abitualmente in Python, è molto comodo come meccanismo, per il semplice fatto che permette a ogni progetto di avere le sue versioni delle sue librerie. Quindi, fatemi fare un esempio. Immaginiamo che io voglia programmare in Python, in OpenCV 3 e in OpenCV 4 e in OpenCV 3, e voglio mantenere queste versioni separate. Voglio programmare attualmente. Potrei fare quindi un virtual environment qui dentro, che contenga Python 3, pip 3 e OpenCV 4 e avere un'altra cartella con un altro virtual environment dove all'interno avrò Python 3, OpenCV pip 3 e OpenCV 3. Quindi queste le librerie in questa seconda cartella rimarrebbero totalmente invisibili, nascoste le librerie nella prima cartella e viceversa. Questo aiuta a mantenere appunto una separazione tra le librerie specifiche di ogni cartella e evita anche conflitti tra le varie librerie. Quindi questo è di default selezionato perché è una modalità molto usata in Python. E nel nostro caso questo ha dei problemi, non tanto per OpenCV, quanto per Matplotlib. Nel senso che Matplotlib nel virtual environment ha bisogno di una, diciamo, extra configurazione. E quindi, visto che noi useremo solo una versione di OpenCV e a meno che voi non sviluppiate già abitualmente per Python nella vostra vita e non abbiate bisogno di mantenere separazione tra quello che fate per il corso, quello che fate di Python fuori da questo corso, o dobbiate mantenere versioni diverse di librerie perché avete, non lo so, Matplotlib 1 in utilizzo per qualcos'altro che state facendo, io quello che farò e che vi consiglio è di selezionare Existing Interpreter. Quindi se voi state usando Python per la prima volta per questo corso e lo userete a vostro per ora, quantomeno, per il vostro corso, io vi consiglio di creare il progetto usando l'interprete esistente. Io ho già selezionato e già selezionato sul mio computer qual è l'interprete. Io qui in PyCharm ne ho uno solo, ovviamente sul mio computer c'è anche Python 2. Se a voi non comparisse niente qui, basta andare a selezionare dove è il vostro interprete sul vostro computer. Ovviamente non da Virtual Environment, ma da System Interpreter. Vedete, per me PyCharm mi riconosce tutta una serie di versioni possibili di Python che io posso utilizzare, compreso Python 2. Quindi quando qui avete messo Python 3.7 o Python 3.8 su Existing Interpreter, quindi usate l'interprete di sistema con tutte le librerie che avete installato a livello di sistema, potete premere Crea. Perché appunto selezioniamo Existing Interpreter per evitare quel problemino che c'è con Matplotlib che richiede appunto un passaggio di configurazione extra, diciamo così, che invece con l'interprete globale di sistema non capita. Io uso Python peraltro, però non ho conflitti in questo momento tra librerie
di OpenCV o altre librerie, quindi posso tranquillamente usare l'interprete del sistema. Ok. Allora lui, vedete, mi apre, si apre mostrandomi qui il nome della cartella dove c'è il progetto, e dentro questo progetto ci sarà una cartella Images, che appunto contiene una fotografia del Politecnico visto dal cortile interno, tra la parte nuova, diciamo, e il raddoppio. Questa la usiamo poi per l'esercizio, visto che l'esercizio ci chiede di leggere un'immagine da disco e di convertire l'immagine in scheda di grigio. Quindi ci mettiamo su questa cartella OpenCV, tasto destro, e facciamo nuovo Python file. E questo possiamo chiamarlo simple.py. Ok. Fatemi aumentare un po' lo zoom perché non so come si vede, e fatemelo mettere tutto schermo. Allora, cosa ci chiede il nostro esercizio? Ci chiede di scrivere un semplice programma OpenCV che prima di tutto crei e stampi una matrice identità 3x3. Allora, prima di tutto cosa facciamo? Importiamo OpenCV e importiamo NumPy. Quindi import cv2 e import NumPy. Come vi ho detto, as np. Diventano grigi in PyCharm per il semplice fatto che non sono ancora utilizzati. Vedete, statement non utilizzato. Adesso ovviamente andremo a utilizzarlo. Quindi quello che ci chiede è creare e stampare una matrice identità 3x3. Quindi noi sappiamo che una matrice identità si genera a partire da np.hi. np.hi vuole int. La grandezza della matrice. Noi abbiamo detto che è 3x3. E questa la memorizziamo in una variabile che si chiama, per esempio, i. A questo punto possiamo stamparla. Quindi print identity matrix, due punti, virgola, i. E questo è Python, diciamo, normale. Allora, adesso possiamo andare col tasto destro su simple.py e dire run. Ecco, vedete che qui nel terminale, nell'output, ci viene stampata appunto una matrice identità che ha appunto 100 come prima riga, 010 e 001. Esattamente come ci aspettiamo. Notate questo punto. Questo punto è perché la matrice identità, il metodo i, di default, genera una matrice identità con numeri floating point. Se noi volessimo forzarlo a utilizzare gli interi, per esempio, possiamo mettere virgola e, come abbiamo visto, dtype uguale, oppure semplicemente uint tra virgolette, e Wind 8, tra virgolette. Sono equivalenti a scrivere di type, però se noi scriviamo solo così, ci dite, si aspetta un tipo opzionale intero invece a una stringa. Perché? Perché i, per poter inserire quel parametro, vediamo se ci compare il tooltip. No, i ha questo parametro come quarto parametro. Quindi se scriviamo dtype uguale Wind8 non abbiamo problemi. Se vogliamo usare la stringa senza scrivere dtype, dobbiamo aggiungere i parametri intermedi, che sono appunto riga, colonna e così via. Quindi possiamo scrivere dtype, visto che non ci interessa specificare tutti i parametri, e indicare che è il nostro tipo intero. Se noi lo eseguiamo, adesso dovrebbe comparirvi scritto qui in alto simple, o se lo vedete nella versione non tutto schermo, comunque è sempre in alto, sotto la barra, sotto il menu,
file e quant'altro, se siete su Windows o su Linux, e dovremmo eseguendolo. Scrivendo giusto uint, non unint, unsigned integer su 8 bit, vedere che la matrice identità che ci viene stampata, questa volta è sempre identità, ma non usa il floating point. Benissimo. Prossimo passo, leggere un'immagine da disco. Quindi abbiamo preparato e stampato una matrice identità. Ora, leggiamo un'immagine da disco. Sappiamo che per leggere un'immagine dobbiamo usare cv2.imread e indicare il nome del file. Allora, qual è l'immagine che vogliamo leggere? L'immagine che vogliamo leggere è dentro il progetto, nella cartella Images e si chiama poly.jpg. Quindi è, diciamo, Images è allo stesso livello di simple. Quindi possiamo scrivere images, il nome della cartella, slash poly.jpg. Vedete, OpenCV addirittura, scusate, PyCharm vi aiuta, vi suggerisce il nome del file, se non volete scriverlo del tutto. Questo lo leggiamo e magari lo memorizziamo in una variabile che chiamiamo img. Perfetto, poi lo proviamo. Leggere un'immagine da disco. Convertire l'immagine in scala di grigi. Allora, di nuovo, dalle slide dell'ora precedente. E sappiamo che per leggere, per convertire un'immagine, dobbiamo utilizzare il metodo, sempre cv2, cvtcolor. Cvtcolor che richiede almeno due parametri, src e code. src è image e il codice, vogliamo convertire da colori a scala di grigi, è cv2.color underscore BGR to gray. Allora, BGR to gray perché? Perché ovviamente avendolo letta con imread, l'immagine a colori viene letta come BGR e non come RGB. La convertiamo e possiamo salvarla, per esempio, in un'altra variabile che chiamiamo gray. A questo punto l'esercizio ci dice salvare l'immagine in scala di grigi di nuovo su disco. Allora, se tutto ha funzionato, possiamo a questo punto salvare. Se non ha funzionato la lettura, questo color non funzionerà e quindi non salveremo l'immagine giusta su disco. Come facciamo a salvare? Sempre guardando sulle slide che abbiamo fatto appunto nel video precedente, il duale di mRead è mWrite, che, come vi ho detto, vuole il percorso, quindi mettiamolo nella stessa cartella, poly-gray.jpg, e la variabile, la matrice, l'array di NumPy da salvare. Quindi, leggiamo l'immagine da una posizione su disco, convertiamo questa immagine da BGR a grigio, a scala di grigi, e poi scriviamo l'immagine in scala di grigi nella cartella image in un file che si chiama poly-gray. Eseguiamo questo, lui ovviamente ci stampa sempre la matrice identità e ci crea un file che si chiama poly.gray. Aprendolo dovremo trovare la versione in scala di grigi di questa. Vedete? Questa è la versione in scala di grigi. L'immagine è la stessa, 720x480, JPEG a colori su 24 bit. 8 bit a canale, 8, 16, 24 in questo caso, e diventa un'immagine in scala di grigi della stessa dimensione, sempre JPEG in questo caso, su 8 bit. Lui dice 8 bit a colori perché è in scala di grigi, comunque su 8 bit. Perfetto, e questo è il nostro primo esercizio. Vediamo il secondo. Il secondo esercizio ci dice scrivere un'applicazione grafica stavolta, quindi usiamo Matplotlib, per fare la stessa operazione che abbiamo fatto l'altra volta. Leggere un'immagine, convertirla in scala di grigio, ma invece di salvarla, mostrare entrambe le immagini sullo schermo.
Quindi copiamo questo, intanto sarà molto simile, chiamiamolo still image. Così partiamo da questo. Cancelliamo la matrice identità perché sicuramente non ci serve e cancelliamo l'mwrite perché sicuramente non ci serve. Ci serve sicuramente leggere l'immagine e convertirla in scala di grigi. Leggere l'immagine da disco e convertirla in scala di grigi. Esattamente quello che facevamo prima, quindi possiamo riutilizzare le immagini. Ora, quello che ci chiede è di mostrare entrambe le immagini sullo schermo. Allora, noi sappiamo che per mostrare le immagini ci serve matplotlib. Vedete che NumPy è diventato grigio perché noi non stiamo usando più direttamente NumPy. OpenCV internamente usa NumPy per, esempio, leggere questa immagine e mettere in un array NumPy, ma noi nel nostro programma non lo usiamo più, quindi possiamo anche cancellarlo da questo import se vogliamo. Quello che dobbiamo invece importare è matplotlib. Sempre ricordandovi o prendendolo se volete dalle slide, importare matplotlib vuol dire import matplotlib.pyplot as, come abbiamo detto prima, plt. Ora, io ho ovviamente già installato matplotlib, nel caso in cui a voi vi desse per esempio errore e non vi aiutasse a completarlo, potete o aprire un terminale e installare, anche qui, anche direttamente da PyCharm, installare con pip 3 install matplotlib, oppure se preferite farlo dall'interfaccia grafica, potete andare nelle preferenze di PyCharm e all'interno di project due punti, il nome del vostro progetto, andare su project interpreter e qui in questo elenco il PyCharm vi mostrerà tutti i pacchetti Python installati sul vostro computer con la loro versione e eventualmente con la versione aggiornata che si può installare. Ora vedete che io ne ho un pochino di pacchetti e voi dovreste averne meno. In particolare, voi dovreste avere sicuramente OpenCV Python, questi qui. In teoria basta OpenCV Contrib, NumPy, pip e matplotlib, eccolo qua, che io potrei aggiornare a una versione più nuova, anche NumPy. Se non l'aveste, vi basta premere su più e qui scrivere matplotlib, selezionarlo e premere installa. Nel mio caso non mi serve perché è già installato. Facendo così, lui si installa. In questo caso a livello di sistema operativo, quindi poi sarà disponibile per tutti i programmi Python che scriverete da oggi in poi senza utilizzare il virtual environment, e poi premendo OK, a quel punto è disponibile anche sul vostro progetto. E ora, quello che vogliamo fare, scriviamocelo qui nel codice come commento, è mostrare entrambe le immagini, quindi sia IMG che Gray, sullo schermo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è ricordarci che matplotlib vuole le immagini a colori in RGB e non in BGR. Quindi la prima cosa è prendere IMG e convertirla in RGB, come utilizzando sempre CVT color. Quindi IMG CV2.color underscore BGR to RGB. Questo prende IMG, la converte in RGB e lo risalva su MG. A questo punto noi vogliamo mostrare entrambe le immagini sullo schermo. Quindi dobbiamo creare un subplot. Allora, ricordate che se noi volessimo vedere un'immagine sola ci basterebbe fare plt.imshow di quello che vogliamo mostrare e poi plt.show. Quindi il primo crea, diciamo, il plot e il secondo mostra il plot. Questo se volessimo mostrare solo un'immagine, non insieme, ma un'immagine sola. Allora, possiamo intanto provare questo. Se noi, tasto destro su Still Image, run,
Lui, vedete, ci stampa, a me lo stampa in questa vista che adesso vado a disabilitare, così vi mostro come lo stampa voi, l'immagine, poli, con i colori giusti, vedete, e in un plot. Se noi non convertissimo questo, giusto per prova del 9, e rieseguiamo, vedete che i colori sono invertiti, in particolare dove era rosso adesso è blu e dove era blu tipo il cielo adesso è rosso, proprio perché i canali, il primo e l'ultimo canale, sono invertiti. Fatemi disabilitare questa vista qui a lato, che nel PyCharm Community non c'è. Dovrebbe essere qua. Ok? Quindi se noi lo rieseguiamo, ecco a voi, dovrebbe mostrarvi una finestra flottante così dove si vede la figura. Noi però vogliamo mostrarle entrambe, possibilmente sulla stessa finestra, non su due finestre separate. Allora, noi se volessimo mostrare quelle in scala di grigio, su due finestre separate, facciamo un pezzo alla volta. Mostriamo la prima immagine così com'è e adesso mostriamo l'immagine in scala di grigio. Se vogliamo mostrare l'immagine in scala di grigio, facciamo plt.imshow di cosa? Di gray, esattamente come prima abbiamo fatto di img. Ma ricordate, dobbiamo specificargli che questa volta questa qui non è un'immagine a colori, ma dobbiamo dire a matplotlib che questa è un'immagine in scala di grigi. Quindi, se noi salviamo e rieseguiamo questo, lui mi apre una finestra sotto l'altra, in realtà l'altra esiste, mi usa nella stessa finestra, la stessa finestra di prima, mostrarmi sia l'immagine a colori sia l'immagine in scala di grigi. Ovviamente le sovrappone. Noi vorremmo avere qui l'immagine a colori e qui l'immagine in scala di grigi. Quindi quello che dobbiamo fare è usare un subplot, perché abbiamo detto che imshow crea una finestra e gli mette dentro l'immagine. Quindi questa qui crea una finestra e mette dentro l'immagine, questa qui usa la stessa finestra creata di imshow e gli mette dentro l'immagine gray e show mostra tutto. Noi vogliamo usare una finestra grossa con due immagini dentro. Allora, quello che dobbiamo fare è appunto creare un subplot. plt.subplot. Quanto sarà grosso questo subplot? Avrà una riga e due colonne, una per l'immagine a colori e una per l'immagine in scala di grigio. Quindi una riga, due colonne. E in particolare vogliamo mettere la prima, il primo elemento sull'unica riga e sulla prima colonna. Qual è questo primo elemento? È l'immagine da stampare a colori. Dopodiché facciamo la stessa cosa, stavolta sempre 1, 2, ma stavolta gli diciamo 2. Quindi sempre lo stesso subplot di prima, una riga, due colonne. Stavolta vogliamo occupare la posizione 2, quindi prima riga, ovviamente, seconda colonna. E tutto il resto rimane uguale. Quindi stiamo dicendo che creiamo un subplot in cui alla posizione 1 mettiamo questa immagine, creiamo l'altro subplot in cui alla posizione 2 mettiamo questa immagine. Se noi eseguiamo, vedete che adesso abbiamo in un'unica finestra le due immagini, quella a colori e quella in scala di grigio. Facciamo i precisi e aggiungiamo qualche piccola miglioria a questo. Per esempio, aggiungiamo un titolo sopra queste due immagini, per ricordarci che questa è a colori e questa è in scala di grigio, e poi togliamo questi numeri, perché tanto questi rappresentano le dimensioni dell'immagine, no? Il numero di pixel, questo è 720, che era la larghezza dell'immagine, e questo è 400 qualcosa, è quasi 500, che è invece l'altezza dell'immagine. Questo precisamente è 480, è scritto qui sotto, 480, sì, circa 480, è scritto qui sotto, e per 700, circa 20. Quindi togliamoli, tanto non ci interessa avere l'immagine graduata con i numeri. Quindi come facciamo a toglierli e come facciamo a togliere gli assi e come facciamo a mettere un titolo. Mettere un titolo è abbastanza facile,
basta scrivere plt.title e scrivere il titolo, quindi RGB image per esempio e plt.title grayscale image. Allora, notate che questo plt.title si riferisce a questo imshow, questo si riferisce a questo, i quali si riferiscono ai due subplot, e che PLTShow ce n'è uno solo e in fondo a tutto. Quindi questo prepara il primo subplot, questo prepara il secondo subplot, e questo dice, ok, mostrami tutto quello che hai preparato. Quindi questo aggiunge il titolo, se vogliamo togliere gli assi, c'è una proprietà dopo subplot che si chiama axis, che possiamo mettere off. Se noi chiudiamo questo e lo rieseguiamo, vedete che abbiamo le due immagini come prima, con un titolo questa volta e senza assi. E su queste immagini potremo, per esempio, zoomare un pezzettino di uno, un pezzettino dell'altra, muoverle, salvarle e quant'altro. Tornare indietro all'operazione precedente, quindi rizoomare indietro e così via. Perfetto. Terza cosa. Direi che come tempi dovremmo ancora starci. La terza cosa ci chiede questa volta non di lavorare con delle immagini statiche, ma di acquisire lo stream video dalla webcam, convertirlo in scala di grigi e mostrare il risultato dell'acquisizione sullo schermo. Allora, questo è un pochino più lungo e quindi ve lo mostro già fatto. Apri, dovrei avere una copia da qualche parte, OpenCV, video. No, facciamo così, copiamola in quella cartella così io poi vi do la cartella. Video. Ecco qua. Allora, cosa fa questo video? Questo video definisce. Allora, questo video partiamo dal fondo, partiamo dall'inizio. Importa come prima CV2 e importa Matplotlib. Dopodiché andiamo in fondo. Questa istruzione è, diciamo così, l'equivalente in Python del main, della funzione main. Questo dice essenzialmente tutto quello che è scritto qui sotto, eseguilo solo quando il programma, il file Python, viene lanciato direttamente. Quando il file Python è, per esempio, importato, se noi da stile image facessimo import video, quando il file Python è importato come modulo in un altro file, questo non viene visto, non si può accedere a quello che è scritto qua dentro. Quindi se qui ci fosse una funzione, non si potrebbe accedere a questa funzione. O una variabile, non si può accedere a questa variabile. Tutto quello che è scritto fuori da questo if main o if name uguale main, invece è visibile come modulo. Quindi, questo cosa fa? Questo dice, quando parto da solo, chiama il metodo main. E poi se questo metodo main lancia un'eccezione, esci. Questa eccezione è per interrompere il flusso video con un tasto della tastiera. Però essenzialmente chiamo la funzione main. La funzione main è questa. La funzione main cosa fa? Attiva la webcam, quindi usando video capture, di zero se avete solo anche di niente, va bene, di zero siete sicuri di prendere sempre la prima webcam del vostro computer. Dopodiché abilita un modo di Matplotlib che è interattivo. Questo perché? Questo perché Matplotlib è pensato per visualizzare un'immagine alla volta. Avete visto cosa è successo prima quando abbiamo stampato due immagini, che la seconda sovrapponeva alla prima. E questo modo interattivo ci permette di usare, per esempio, Matplotlib per visualizzare flussi video.
Dopodiché dobbiamo, e questa è tutta roba che potete copiare e incollare, standard in un certo senso, quando dovete usare un video in OpenCV e con Matplotlib. Quindi abilitiamo questo modo interattivo e creiamo una figura. La figura è il contenitore, abbiamo detto, quando fate plot o IMShow viene creata una figura, abbiamo detto. Quindi prendiamo un riferimento esplicito a questa figura, perché a questa figura dobbiamo connettergli un evento, che è l'evento di chiusura della finestra, e un metodo che intercetta questo evento. E il metodo si chiama closeEvent. Questo perché? Perché quando chiudiamo la finestra di Matplotlib, come facevamo prima per le immagini, dobbiamo rilasciare e chiudere la webcam. Altrimenti il nostro programma, la nostra finestra si chiude, ma il programma rimane in esecuzione e la webcam continua a funzionare. Noi invece vogliamo chiuderla. Quindi essenzialmente recuperiamo la figura principale, quindi quella che genereremo facendo gli IMShow, e a questa figura che andrà messa in IMShow, agganciamo all'evento di chiusura della finestra, la X per esempio, appunto di chiusura della finestra, l'evento di chiusura che gestisca la chiusura. Cosa fa questo evento? Fa ovviamente non va a scrivere il comportamento di default, che è appunto di far disapparire la finestra, e in più, è un metodo qui sopra, è una funzione qui sopra. Chiama cap.release, dove cap era l'oggetto preso dalla video capture. Quindi questo è solo per chiudere elegantemente il programma e la webcam. Dopodiché ci prepariamo una variabile che ci serve dopo. A cosa ci serve? Ci serve per come supporto. Perché? Perché di nuovo, Matplotlib è pensato per funzionare con immagini singole. OpenCV considera un frame alla volta, quindi abbiamo bisogno di una variabile di supporto che si comporti in maniera diversa, sì, se è il primo frame del flusso video oppure se è un frame successivo. Se il primo frame del flusso video ci basterà prendere il frame e metterlo in questa variabile, se il secondo frame dovremo invece aggiornare la variabile. Questo perché, sempre come abbiamo visto prima, se no ci rimpiazzerebbe un'immagine alla volta e quindi non avremmo un effetto video fluido. Quindi prepariamo una variabile e diciamo finché la cap is open, quindi finché la webcam è attiva, quindi finché riusciamo a recuperare un flusso video, grab frame da cap. GrabFrame è una funzione definita qui sopra che non fa nient'altro che chiamare il metodo read su cap. Il metodo read, quello di video capture che c'è nelle slide, ritorna due cose. Ritorna un valore di ritorno, vero o falso, per esempio, e il frame corrente. E noi poi ritorniamo sul frame, il valore di ritorno non ci interessa in questo momento. Ritorniamo il frame. A questo punto diciamo, se questa variabile iniziale è stata appena inizializzata, vuol dire che il primo frame, prendiamo il frame, che dato che è letto da OpenCV è in BGR, e lo convertiamo in RGB. Come lo convertiamo in RGB? Semplicemente chiamiamoci VT Color. Questa è fatta a funzioni perché questa stessa funzione ci servirà dopo per tutti i frame successivi. A quel punto possiamo come prima, a quel punto chiamiamo IMShow e IMShow ci restituisce un riferimento a questa immagine. Scusate, salviamo il riferimento passato da IMShow alla figure, al contenitore, all'immagine mostrata da IMShow, preparata da IMShow, in questa variabile. Questo è un riferimento a questo IMShow. A quel punto facciamo come prima, nascondiamo gli assi. Mettiamo un titolo, prima l'abbiamo fatto su subplot, se ricordate, ma è possibile anche farlo direttamente su PLT, quando non c'è subplot. E a quel punto mostriamo il plot. Perché lo mostriamo subito? Perché noi non vogliamo mostrare il plot solo quando tutto il video è stato elaborato, vogliamo mostrarlo frame per frame. Quindi da
dal primo frame in poi. Quindi subito mostriamo il primo frame. Questo è quello che capita quando al primo frame. Al frame successivo, a x image, non sarà più none perché l'abbiamo riempita qui, e quindi andrà in quest'altra porzione. Cosa farà questa porzione? Fa una cosa molto simile a quello di sopra. Imposta il dato che contiene questo imshow. Quindi qui abbiamo creato imshow col primo frame in RGB. Qui diciamo a quello stesso imshow creato prima, a quella stessa figure creata prima da quell'imshow, utilizzata prima dell'imshow, mettiamogli un nuovo tipo di dato dentro. Rimpiazziamo questo frame con quest'altro frame, che sarà il secondo frame della nostra immagine, sempre convertito in RGB. A questo punto l'abbiamo rimpiazzato come riferimento, dobbiamo forzare il ridisegno del plot, quindi come se richiamassimo in un certo senso show, quindi forziamo il reload di questo show, il ridisegno di questo show, e poi mettiamolo in pausa un trentesimo, quindi in modo da avere un video che va a 30 frame al secondo. Perché ci serve questa pausa? Perché sennò noi siamo in un while, quindi lui fa un video alla massima velocità che il computer consente di farlo, che forse è un po' eccessivo nel nostro caso, quindi lo rallentiamo, lo impostiamo in maniera più scadenzata a un trentesimo. Quindi questo mette in pausa per un trentesimo. Quindi cosa succede se noi pensiamo al flusso? Succede che apriamo la webcam. Finché la webcam è aperta, quindi da questo momento questa variabile diventa true, prendiamo il frame. Se il primo frame lo convertiamo in RGB e lo mostriamo. Se il secondo frame, quindi il primo frame verrà qui, verrà mostrato, poi questo while verrà riconsiderato, la webcam è ancora aperta, riprende il secondo frame, questo qui non è più none, quindi andrà qui e aggiornerà l'imshow, il plot creato e mostrato prima con un nuovo dato e forzerà il ridisegno del plot. Poi, finché è aperto, qui non entrerà e continuerà a entrare sempre qui. Quindi per ogni frame farà le eventuali operazioni sul frame, in questo caso una conversione da BGR a RGB, e poi forzerà il ridisegno di show e continuerà ad andare qui, finché la camera capture è aperta. Quando la camera capture viene chiusa, quando nella finestra che aprirà Matplotlib non verrà premuto il tasto di chiusura e quindi la webcam verrà rilasciata. Allora, notate che rispetto a questo manca la conversione in scala di grigi. Adesso la facciamo. Quindi eseguiamo questo e vediamo intanto se funziona. Ok, vedete la webcam è aperta e io ho l'immagine che vedete è con i colori giusti ed è in tempo reale. Quindi se mi muovo, si muove, direi, abbastanza a 30 frame al secondo. Se io chiudo questo, la webcam, dovete fidarvi perché non potete vederlo, ma si spegne e in effetti il programma si conclude correttamente. Ora, se noi volessimo invece di RGB, convertirlo in scala di grigio, dobbiamo fare quello che avevamo fatto prima per lo still image. Cioè, quelle due operazioni. Modifichiamo questo metodo per ora. Qui scrivere gray, quindi fare la conversione da BGR a scala di grigi. Poi ovviamente il nome andrebbe modificato, anzi modifichiamo anche il nome. Da qua dovremmo fare refactor rename BGR to gray. Così lo rimpiazza dappertutto. Quindi prendiamo il frame, lo convertiamo in scala di grigi da BGR e poi dobbiamo dire a Matplotlib che questo, all'imshow, questo è però ha l'attributo gray perché è appunto in scala di grigi. Tutto il resto, dato che qui prendiamo BGR to gray, non dovrebbe essere più necessario toccarlo. Quindi rieseguiamo e vediamo che adesso il flusso video è in scala di grigi. Ok, questo chiude questa parte di video. Fatemi dire due cose sul
laboratorio di mercoledì, che ovviamente partirà da questo punto, e il laboratorio vi chiede tre esercizi più un warm-up. Il primo è scaricare il file che contiene questi tre progetti e provare a eseguirli sul vostro computer per vedere che tutto funzioni. L'esercizio 1 vi chiede di effettuare alcune operazioni base sulle immagini, quindi caricare un'immagine a colori da disco, stampare a schermo alcuni pixel dell'immagine, il valore di alcuni pixel dell'immagine. Per esempio, che valore ha il pixel 1010 di questa immagine sul primo canale, se è un'immagine a colori? Dopodiché, cambiare la scala di colori dell'immagine a RGB. Perché? Perché caricandola è VGR. Visualizzarla, possibilmente correttamente, e ristampare gli stessi pixel di prima. E poi c'è una domanda. Rimpiazzare ora un canale con una matrice di zeri. E questo è possibile farlo col metodo np.zeros. Qual è l'effetto macroscopico di rimpiazzare un canale di un'immagine a colori con una matrice di zeri? Macroscopico vuol dire cosa appare. E poi vi chiede di rimpiazzare lo stesso canale con una matrice i cui valori sono 255. Qual è l'effetto macroscopico di quello stesso canale? E vedere cosa succede. La secondo esercizio vi chiede invece di effettuare alcune operazioni aritmetiche tra le immagini, partendo da un flusso video ottenuto dalla webcam o, se non avete una webcam a disposizione, da un video scaricato sul computer. Le operazioni aritmetiche è quella somma pesata di cui dicevamo prima, per esempio. Quindi, scelto un'immagine, logo, le cui dimensioni siano inferiori al frame video, applicatela nell'angolo in basso a destra di ogni frame. Per far ciò, come abbiamo detto prima nelle slide, impostate una regione interest sui frame del video e poi sommate il logo all'area così definita. E utilizzate tre meccanismi di somma: l'addition, il blending e l'intera sostituzione dei pixel dell'area con il logo. E ci sono qui, in queste operazioni aritmetiche sulle immagini, dei suggerimenti utili. Quindi l'addizione pura, il blending, quella add weight e l'intera sostituzione del pixel. Quindi prendo la regione di interesse, la rimuovo dall'immagine del frame e la rimpiazzo con il logo. L'esercizio 3 vi fa invece lavorare sugli istogrammi e l'equalizzazione, ricopiando quello che abbiamo fatto con GIMP. Quindi sempre partendo da progetto condivisi o creando uno nuovo, realizzare un programma che permetta di calcolare, visualizzare e equalizzare l'istogramma di un'immagine. Quindi iniziando con un'immagine o un frame, potete sia usare un'immagine statica o agire direttamente sul flusso video e quindi vedere l'istogramma che cambia in base a quello che mostrate voi nella webcam. Calcolate e visualizzate in una finestra a parte l'istogramma dell'immagine o del frame tramite le funzioni messe a disposizione da OpenCV. Ripetete poi la stessa operazione con le funzioni messe a disposizione da Matplotlib, quindi quelle che abbiamo visto, anche quelle che abbiamo visto adesso. Calcolate e mostrate successivamente l'istogramma per ogni canale della versione a colori utilizzando o le funzioni di OpenCV o quelle di Matplotlib. E di nuovo in questo link ci sono suggerimenti e indicazioni utili. L'istogramma visualizzato vi sembra corretto e coerente rispetto a quello che potreste ottenere in GIMP o simili? Punto di domanda. Provvedete infine a equalizzare l'istogramma dell'immagine e confrontatelo con l'istogramma originale. Vi aspettavate un risultato simile, quindi l'istogramma è equalizzato come vi aspettavate? E qui, a questo link, nella documentazione di OpenCV, ci è mostrato quali sono le funzioni utili per equalizzare l'istogramma. Quindi questi link utili vi puntano sempre alle funzioni che non conoscete o che dovete imparare, oltre a quelle che vi ho mostrato io, per effettuare l'operazione. Questo vale per questo laboratorio e vale anche per, ovviamente, i laboratori successivi. Questo laboratorio è previsto durare 2 settimane, proprio per permettervi di prendere familiarità con OpenCV e fare le cose con calma. Primo laboratorio dovreste riuscire a fare sicuramente il warm-up più l'esercizio 1 e un pezzo almeno dell'esercizio 2.